La Sacra Famiglia, o anche Sacra Famiglia con San Giovannino, meglio conosciuta come Tondodoni, è un dipinto a tempera su tavola realizzato da Michelangelo intorno al 1507 e oggi conservato agli Uffizi. Il quadro è chiamato Tondodoni in quanto rotondo, diametro 1,20 m, come tutti i dipinti destinati alle camere da letto, e perché commissionato da Agnolo Doni, ricco mercante e mecenate fiorentino, per celebrare la nascita di sua figlia. Si tratta dell'unica opera dipinta su tavola attribuibile con certezza a Michelangelo. Considerato un capolavoro assoluto della pittura rinascimentale, il Tondodoni anticipa per i suoi caratteri stilistici, formali e cromatici, gli esiti dell'arte michelangiolesca della Cappella Sistina. Secondo un aneddoto, alla consegna Michelangelo richiese 70 ducati come pagamento. Il Doni, assai parsimonioso, ne offrì solo 40. L'artista si riprese allora il dipinto e acconsentì a recapitarlo solo a un prezzo maggiorato di 140 ducati, il doppio. La scena è dominata da un gruppo centrale formato da San Giuseppe, che porge Gesù bambino a Maria. La Vergine è scalza e seduta per terra secondo l'iconografia medievale della Madonna dell'Umiltà. Dietro un muretto compare San Giovannino che guarda Gesù con occhi illuminati di passione mistica, avendo riconosciuto in lui il Redentore. Sul fondo, appoggiati a un emiciclo di rocce spezzate, si dispiegano cinque uomini nudi, detti appunto ignudi. Uno di essi richiama la statua del Laocoonte ritrovata a Roma nel 1506. Il paesaggio, appena percettibile, pare presente al solo scopo di fare risaltare le figure umane. Si intravedono un lago, un prato e alcune montagne in lontananza. Tutti i personaggi rappresentano, nel loro insieme, l'umanità in relazione alla venuta di Cristo sulla terra. Gli ignudi simboleggiano il mondo pagano, Giuseppe, Maria e Giovanni gli ebrei, Gesù l'intera comunità dei cristiani. La scena è prospetticamente ottenuta adottando due punti di vista differenti. Il gruppo centrale, costituito dalla Madonna, da San Giuseppe e dal bambino, è mostrato dal basso. Gli ignudi sono invece presentati frontalmente. Con questa scelta, Michelangelo volle marcare la differenza tra mondo pagano e mondo ebraico-cristiano. Gli antichi pagani sono lontani da noi, nel tempo, ma soprattutto da un punto di vista etico e religioso. Il mondo cristiano è quello a cui apparteniamo, quindi lo percepiamo come assai vicino e anche più alto in senso morale e spirituale. I diversi piani di profondità presentano anche due impianti luminosi differenti. Nello sfondo la luce risulta più offuscata e diffusa, in primo piano è invece più limpida e diretta. Non si tratta con tutta evidenza di luce naturale, ma di una luce simbolica di natura spirituale e intellettiva. Mondo pagano e mondo ebraico-cristiano appartengono, insomma, a due dimensioni etiche, spirituali e intellettuali diverse e quindi ognuno è immaginato con una propria prospettiva e una propria luce. Il gruppo centrale è contenuto idealmente in una piramide. Le tre figure si saldano tra loro con un movimento a spirale, accentuato dalla difficile e forzata torsione del busto di Maria, che si conclude nell'abbraccio avviluppante dei personaggi. Questa ideale spirale genera un accentuato effetto dinamico, che si adatta perfettamente alla forma del tondo e proietta le figure anche al di fuori del piano della tavola verso lo spettatore. Gli spigoli delle gambe e delle braccia di Maria, Gesù e Giuseppe sono infine concatenati in un ritmo serrato. Mirabile, in particolare, il braccio della Madonna mostrato con uno scorcio tanto efficace che sembra quasi sfondare la superficie del quadro. Tutte le figure del Tondodoni presentano un contorno molto marcato. I colori sono freddi, chiarissimi, trasparenti e hanno una lucentezza innaturale. In molte parti sono cangianti e nei maggiori punti di luce trascolorano da una tinta all'altra. Il giallo cambia in rosso, il rosa in bianco. Questa particolare tecnica chiaroscurale, distantissima dallo sfumato di Leonardo, è detta cangiantismo. Il colore michelangiolesco, a differenza di quello leonardesco, è un prodotto del pensiero. L'adesione alla filosofia neoplatonica portò infatti Michelangelo a non rappresentare la realtà così com'era. L'arte non doveva riprodurre la natura, che è mutevole e imperfetta, ma puntare direttamente alla rappresentazione delle idee, che sono perfette
e immutabili.